Buongiorno, allora questa mattina facciamo una lezione per il mal di schiena, quindi quando ci svegliamo dal letto e sentiamo appunto dei dolori che sempre in genere si focalizzano sulla lombare. Allora, come se fossimo appena scesi dal letto, ci mettiamo in piedi, sistemiamo un pochino gli appoggi spostando il peso a destra e a sinistra, cerchiamo di attivare bene l'interno del piede, i talloni leggermente verso l'esterno. Piedi separati tra di loro senza distanziarli troppo e iniziamo a sentire un po' come sta la cervicale, muovendo la nuca verso destra, verso sinistra, senza esagerare, movimenti leggeri. E poi iniziamo a sentire come sta la lombare e per l'allungamento molto efficace proviamo a scendere con il petto e a portare la coda in avanti. La colonna deve apparire dritta, si scende con il petto e la coda va in avanti, senza esagerare, senza inarcare, deve essere una linea. Ci appoggiamo sulle cosce, sulle ginocchia, piegando un po' le ginocchia, coda leggermente in avanti, petto che vuole scendere. E di nuovo portiamo la nuca verso destra e verso sinistra. Ricordiamoci, il petto vuole scendere, la coda vuole andare in avanti. Senza esagerare, sento l'allungamento, le braccia dritte, gli occhi chiusi. Iniziamo a coinvolgere la muscolatura dei glutei, importante per la lombare. Attiviamo l'interno del piede, senza avvicinare le ginocchia. E solleviamo prima un braccio, dritto e lungo, e poi l'altro. Manteniamo bene la postura e proviamo a spingere le braccia in avanti. Non andiamo in tensione con la cervicale, la lingua è sul palato. L'interno del piede è attivo. Sento la muscolatura delle cosce, delle gambe, la coda leggermente in avanti, il petto che vuole scendere. E percepisco l'effetto all'interno della colonna. Colonna dritta, rilasso la bocca, la nuca sempre rilassata, senza tensione. Respiro. Lentamente mando indietro le braccia. Cerco di aprire il petto avvicinando le scapole. Sempre la muscolatura delle cosce e dei glutei attivi. Il petto che vuole scendere, la coda in avanti. Sento la muscolatura e respiro. Non esagero per spingere le scapole l'una contro l'altra, è solo una direzione, respiro. Inspirando di nuovo sollevo le braccia verso l'alto, mantengo la postura della colonna. Espirando all'indietro. Provo ad avvicinare le scapole ed inspirando di nuovo su. Espirando all'indietro, l'interno del piede attivo. Sento la muscolatura delle cosce e dei glutei. Inspiro su. Espiro all'indietro, scapole che si avvicinano. Lentamente ricoordino bene la mia attenzione sulla coda, leggermente in avanti, il petto che vuole scendere. E lentamente allungo le gambe. E mi vado a posizionare con le mani alle tibie, il petto scende, non la testa. In questo caso la coda tenderà ad andare su, la secondo per qualche istante, il petto vuole sempre scendere e poi piano piano la riporto in avanti. Cerco di portare anche il mento in avanti. Mantengo la postura e respiro, stiamo allungando la colonna, praticamente il busto deve apparire parallelo al pavimento. Cerco di non buttarmi all'indietro, ma di spingermi in avanti, quindi attivo bene le dita dei piedi. La coda sempre leggermente in avanti, senza esagerare. Il mento che vuole andare in avanti, il petto che vuole scendere. In realtà è una posizione molto intensa, quindi la osservo, sento le dita dei piedi che si attivano, la coda leggermente in avanti senza esagerare, il mento e il petto che vuole andare in avanti, respiro.
E di nuovo coinvolgo bene le braccia, prima su un braccio in avanti e poi l'altro. Respiro, sento le dita dei piedi attive, non mi butto all'indietro, il tallone è leggermente appoggiato, ma continuo a respirare, la coda leggermente in avanti, il petto che vuole andare verso il basso e verso in avanti. Espirando, mando indietro le braccia, dritte e lunghe, provo ad avvicinare le scapole. Rilasso la bocca, inspirando in avanti. Espiro. Inspiro. Espirando di nuovo, piego le ginocchia e provo a portare le mani a terra. Di nuovo la coda tenderà ad andare su al secondo, per qualche istante tengo le ginocchia piegate. Braccia dritte, mani a terra. Se serve piego tanto le ginocchia. L'importante è avere le mani completamente ancorate a terra. Cerco di avere sempre la gola libera, ma la cervicale non deve avere tensioni, quindi sento bene sempre come la nuca morbida possa muoversi senza tensione. Continuo a respirare. Ricordate l'interno del piede attivo, le ginocchia separate tra di loro. Posizione che in realtà, anche se statica, è estremamente intensa. I piedi stanno schiacciando verso il basso, la coda leggermente in avanti, il petto che vuole scendere, le braccia dritte, la nuca senza tensione. E lentamente provo ad allungare le gambe, sento che c'è un avanzamento in avanti, lo assecondo, e di nuovo provo a piegare le ginocchia. Inspiro, allungo, espiro, inspiro, allungo, espiro. Inspirando, ora srotolo la colonna, vado a verificare con la mia attenzione durante il movimento tutte le vertebre e ritorno su verso l'alto. Inspirando, sollevo le braccia. Espirando, provo a ruotare il petto verso destra, senza esagerare. Lentamente mando indietro il braccio destro e porto bene il pollice destro alla lombare, avvolgo con tutta la mano il fianco destro. Inspiro, ritorno al centro. Mando il gomito destro all'indietro. Espirando, ruoto il petto verso sinistra. Ruoto bene la spalla sinistra all'indietro e porto il pollice alla lombare e mano sinistra che avvolge il fianco sinistro. E ritorno al centro, di nuovo le scapole vicine ai gomiti che spingono all'indietro, la coda in avanti, il mento parallelo al terreno. Espirando, l'interno del piede è attivo, cerco di piegare leggermente le ginocchia, scendo con il petto, la coda la porto in avanti. Scendo con il petto e la coda la porto in avanti e continuo a scendere per avvicinarmi con l'addome alle cosce. Incrocio le braccia sotto le cosce, il mento al petto, la fronte alle ginocchia. Rilasso le spalle. Lavoro sui piedi, sui polpacci. E lentamente sgancio l'incrocio, srotolo vertebra dopo vertebra e ritorno su. Di nuovo vado a verificare lo stato della colonna, della lombare, piego le ginocchia, mi appoggio con le mani sulle ginocchia, la coda leggermente in avanti, il petto che vuole scendere, le braccia dritte, la nuca che può muoversi naturalmente senza troppe tensioni. Inspiro, sollevo entrambe le braccia su. Espiro, mando indietro.
avvicino le scapole, inspiro su e espiro, mando indietro. Inspirando di nuovo su, espirando, allungo le gambe come se dovessi tuffarmi in avanti, attivo bene le dita dei piedi, la coda in avanti, il petto che vuole scendere, il busto deve apparire parallelo al pavimento, spalle che vogliono andare su verso l'alto, braccia su verso l'alto, attivo le dita dei piedi, la coda in avanti, il petto che vuole scendere, espirando indietro. Inspirando in avanti, espiro indietro, espiro ed inspirando in avanti, piego le ginocchia, scendo, addome attaccato alle cosce, coda in avanti, mani a terra, fronte alle ginocchia, e di nuovo srotolo la corona, piegando le ginocchia lentamente, vertebra dopo vertebra, l'ultima cosa che recupero sono spalle e poi nuca. Inspiro sul braccio destro e ruoto il petto verso destra e porto come prima la mano al fianco destro. Inspiro sul braccio sinistro, ruoto verso sinistra il petto e porto la mano sinistra al fianco sinistro. Ritorno al centro, la coda in avanti e con i pollici vado a fare una leggera pressione a quella che è la zona della lombare. Respiro. Attivo l'interno del piede. E lentamente, senza fretta, cerco di portare il petto verso l'alto, non il bacino in avanti, ma il petto verso l'alto. Poi in ultima parte allungo la gola. Respiro, avvicino le scapole, gonfio indietro. Attivate l'interno del piede, spingetevi via da terra, la coda è leggermente in avanti, il petto verso l'alto, scapole vicine, gomiti all'indietro. E di nuovo coinvolgiamo le braccia, su verso l'alto. Espiro all'indietro, scapole che si avvicinano, riporto le mani ai fianchi. Inspirando, di nuovo su verso l'alto. Espirando indietro, bene le spalle e le scapole che si avvicinano, le mani ai fianchi. Lentamente recupero il mento parallelo al terreno e senza fretta apro un pochino gli occhi, attivo la visione di un punto fisso a terra e sollevo il ginocchio destro. La coda leggermente in avanti. Mantengo la postura all'interno del piede sinistro attivo. Rilasso il piede destro e lentamente sollevo le braccia su verso l'alto, espirando come abbiamo fatto prima, mandiamo indietro il braccio destro, la mano destra al fianco destro, apro il petto verso destra e la mano sinistra questa volta al ginocchio destro, apro il petto e respiro, mantengo la postura, provo a mandare indietro il gomito, coscia parallela al pavimento e respiro senza tensione nella gola e nel collo, visualizzate un punto fisso e respiriamo, rilassate il piede destro e lentamente senza fretta mantengo la gamba destra dove si trova e ritorno in su verso l'alto con le braccia, espiro piede a terra, mani ai fianchi, scapole vicine, coda in avanti. Attivo bene la spinta sotto il piede destro, ricordate di aprire bene le dita del piede. E lentamente sul ginocchio sinistro, guardo sempre un punto fisso, rilasso il piede sinistro. Inspirando su entrambe le braccia. Coda in avanti, petto
salto verso l'alto, espirando indietro il braccio sinistro, cerco di mandare indietro la scapola, la mano sinistra al fianco sinistro, la mano destra al ginocchio sinistro. E ruoto e respiro, guardate un punto fisso. Rilassate il piede sinistro e respiro. Anche la nuca senza tensioni, rilassate la bocca. Respiro, la coda sempre leggermente in avanti. Ed inspirando senza fretta, ritorno con le braccia su verso l'alto e al centro, ed espirando il piede sinistro a terra. Di nuovo andiamo a verificare come sta la colonna. Piego le ginocchia, le mani sulle ginocchia, la coda in avanti, braccia dritte, il petto che vuole scendere, la coda in avanti, due movimenti contrari che allungano tutta la colonna. Ed inspirando sulle braccia, interno del piede attivo, espiro all'indietro e questa volta aggancio le mani, se riesco, allungo le braccia, non esagero, se non riesco posso incrociare le braccia e provare ad avvicinare le scapole. Respiro e lentamente qui, senza fretta, scendo con l'addome verso le cosce, la fronte alle ginocchia. Provo ad allungare le braccia, ma non esagero, respiro. Lascio fare la posizione, rilasso le spalle, rilasso la bocca. Lascio fare il respiro, respiro che riempie e svuota. Abbandono la tensione nelle spalle, cerco di rilassarmi nella sensazione. Lentamente, senza fretta, provo a piegare i gomiti, lentamente rilasso le spalle. Se avevo le braccia incrociate, rimango con le braccia incrociate. Lentamente srotolo la colonna e ritorno su. Sgancio le braccia, rilasso le spalle e vado in Tadasana, bene la posizione, con i palmi delle mani bene aperti in avanti. Rilasso le spalle, immagino di nuovo il petto verso l'alto e le spalle in giù verso il basso. Faccio sì che il respiro possa riempire bene tutto il corpo. Prendo coscienza degli appoggi sui piedi, del corpo. All'interno la circolazione, mani davanti al petto nel segno della preghiera. Namaste.